immigrazione regolata che risponda non in chiave egoistica, ma che risponda innanzitutto alle nostre esigenze, parlo dell'immigrazione economica, proprio perché è il modo migliore per dare risposte a chi arriva anche poi in termini di integrazione. Ed è chiaro che questo è lo sforzo che assieme bisogna fare e che eventi di questo tipo contribuiscono fortemente a dare come integrazione e divisione in ambito europeo. Cosa può, cosa deve fare l'Europa per politiche migratorie che sappiano coniugare la solidarietà con la sicurezza? Innanzitutto l'Europa deve, ancor più di quanto già sta facendo, che non è poco, considerare le politiche di immigrazione delle politiche europee, perché i confini sono comuni e al di là dei luoghi di arrivo la dimensione dell'immigrazione è ormai una dimensione che riguarda le istituzioni europee. La sicurezza è centrale, la sicurezza in Europa, la sicurezza di chi arriva, ma la politica dell'immigrazione è anche una politica che riguarda da vicino il futuro dell'Europa per ragioni demografiche evidenti. Se ci proiettiamo non nei prossimi 20 giorni ma nei prossimi 20 anni, sappiamo che per mantenere il livello di benessere, di crescita, di forza economica, l'Europa deve poter contare anche su flussi migratori regolati, ma che devono arrivare. L'Italia può esercitare un ruolo strategico in questo contesto? L'Italia sta esercitando un ruolo strategico, essendo per mille ragioni evidenti in prima linea, ma l'obiettivo deve essere quello di arrivare sempre di più a politiche europee per l'immigrazione. L'emergenza degli sbarchi, appunto, con la quale ci confrontiamo quotidianamente, talvolta in maniera tragica, gli eventi di Lampedusa, è uno degli aspetti quindi di un fenomeno che va identificato, raccontato e gestito come un fenomeno complicato, ma che riguarda innanzitutto i numeri, la demografia, la nostra e quella dei paesi di provenienza, la politica e la capacità nostra di gestire sia i flussi sia contribuire anche in loco ad avere un'immigrazione dove è possibile naturalmente regolata.